Una buona giornata, buon sabato e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Da lunedì ormai è notizia nota, Abruzzo, Toscana, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta passano in zona gialla, colorazione che non cambia di molto le attuali possibilità per i cittadini della nostra regione. Dopo 259 giorni l'Abruzzo da lunedì tornerà in zona gialla. A differenza di quanto accadde in primavera, era il 26 aprile, quando la nostra regione vide allentare le restrizioni dall'arancione, in questo caso si tratta di una retrocessione dalla zona bianca che per mesi aveva accompagnato la vita degli abruzzesi. Troppo alti i contagi a cavallo tra dicembre e un inizio disastroso di gennaio. Quasi il 20% dei contagiati, quasi 24.000 dall'inizio dell'emergenza, sono emersi solo nell'ultima settimana, in assoluto quella caratterizzata dai numeri più alti. Fino al 29 dicembre l'Abruzzo non aveva mai superato i 1.000 nuovi positivi in 24 ore. Da quel giorno non è mai scesa al di sotto di tale soglia, con il record assoluto di 5.315 nuovi casi dello scorso 5 gennaio. La variazione dei nuovi casi registrati nell'ultima settimana rispetto ai 7 giorni precedenti è pari al più 120%. In 7 giorni i pazienti ospedali sono passati da 194 a 298, con una variazione del 50% circa. Quelli in area non critica sono cresciuti del 51%, mentre quelli in terapia intensiva sono aumentati del 25%. Il maggior numero di nuovi casi è emerso nel Chietino, seguito dal Pescarese, dal Teramano e dall'Aquilano. Ed ecco per quale motivo ieri, nel tardo pomeriggio, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato le ordinanze che riguardano anche Toscana, Emilia-Romagna e Val d'Aosta. Ma cosa cambia per i cittadini? L'obbligo principale è quello di indossare la mascherina all'aperto, oltre che nei luoghi pubblici al chiuso. E del resto, la mascherina all'aperto era già obbligatoria da qualche giorno per ordine ministeriale, anche all'aperto e anche in zona bianca. Sui mezzi di trasporto, anche locale, inoltre serve la FFP2. Nessuna distinzione tra vaccinati e non, la mascherina va indossata sempre. Per quanto riguarda gli spostamenti, non ci sono restrizioni, ci si può muovere all'interno del proprio comune, negli altri comuni e nelle altre regioni, così come non c'è alcun tipo di coprifuoco o limite di orari per potersi spostare. Ma da lunedì, per effetto del decreto Draghi del 5 gennaio, il Green Pass rafforzato servirà sui mezzi pubblici, al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra, per musei e mostre, al chiuso per i centri benessere, per i centri termali, parchi tematici e di divertimento, le sale gioco, le sale bingo, le sale scommesse, alberghi e strutture ricettive, sale, fiere e centri congressi. Inoltre non ci sono particolari limitazioni per i negozi. Le attività commerciali rimangono tutte aperte senza limiti di orario. Lo stesso vale per i centri commerciali. Solo chi è in possesso del Super Green Pass, quindi vaccinati o guariti, può sedersi e consumare al chiuso, dove, e questa è la principale novità, il numero massimo per sedersi allo stesso tavolo sarà di 4 persone. Chi ha il Green Pass base, quello ottenuto col tampone, potrà sedersi solo fuori. Le discoteche resteranno chiuse fino al 31 gennaio, gli impianti sciistici restano aperti anche in zona gialla, ma anche in questo caso cambiano le regole da lunedì. Se fino ad ora per gli impianti all'aperto non era richiesta nessuna certificazione e per accedere a quelli al chiuso era richiesto il base, da lunedì serve il rafforzato in tutti gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensorio sciistici. Inoltre, le scuole sono aperte e la didattica è in presenza al 100%, con l'eccezione di eventuali classi in quarantena per casi positivi. Green Pass è necessario per gli studenti universitari, ma è sufficiente la certificazione base. Con le nuove norme, obbligo di vaccinazione invece per il personale universitario. E lunedì sarà anche il giorno del ritorno a scuola. Noi questa mattina abbiamo fatto un giro soprattutto per le postazioni maggiori di screening agli studenti, poi andremo anche a Chieti e a Montesilvano, ma adesso andiamo in diretta a Pescara all'interno del liceo scientifico Galileo Galilei di Via Balilla, dove vedo il nostro Paolo Renzetti in collegamento con il primo cittadino di Pescara che ringraziamo, Carlo Masci. Linea a te Paolo per vedere com'è andata questa prima delle due giornate di screening per gli studenti.
Sì, grazie, grazie Jacopo, un saluto a te ovviamente ai nostri telespettatori. Siamo all'interno della palestra del liceo scientifico Galileo Galilei di via Balilla a Pescara, siamo in pieno centro. Stamattina centinaia e centinaia di studenti di tutte le scuole superiori di Pescara si sono recati qui proprio al Galilei per effettuare lo screening. In questo momento c'è il cambio turno, come vedete alle mie spalle non ci sono studenti perché alle 14 c'è il cambio del personale sanitario. Militari dell'esercito e volontari della protezione civile. Io ringrazio il sindaco di Pescara Carlo Masci per averci raggiunto in postazione. Lei sindaco questa mattina ha girato le tre scuole di Pescara dove ci sono stati questi screening che proseguiranno per il pomeriggio e per tutta la giornata di domani. C'è stata un'importante risposta da parte degli studenti. Sì, devo dire che c'è stata una partecipazione veramente massiccia, gli studenti sono venuti a effettuare il tampone evidentemente con un grande senso di responsabilità, ho visto bambini tranquillamente avvicinarsi alle postazioni per fare i tamponi, devo dire delle immagini molto 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 positive, abbiamo visto anche file molto lunghe, quindi la partecipazione è veramente stata importante, però adesso non c'è più nessuno a conferma del fatto che il sistema ha tenuto benissimo, ha funzionato perché è riuscito a soddisfare tutte le esigenze di tamponatura che dovevano essere fatte in questa mattinata. Quindi devo dire che è tutto positivo, ringrazio anch'io i medici della ASL e tutta l'organizzazione ASL, ma anche la struttura di missione del generale Figliuolo che ha mandato i volontari medici dell'esercito, perché c'è una collaborazione piena tra le istituzioni che poi porta a risultati a vantaggio della cittadinanza. Anche i presidi, i dirigenti scolastici sono stati impegnati, hanno messo a disposizione il personale della scuola. Ha funzionato tutto, una bella giornata per Pescara, una bella immagine per l'Abruzzo, il Covid sappiamo che è pericoloso, sappiamo che è subdolo, ma cerchiamo di combatterlo in tutti i modi. Lunedì si torna a scuola e si tornerà un po' più tranquilli proprio perché questi tamponi effettuati a tutta la popolazione scolastica sicuramente contribuiranno a rendere il quadro più chiaro. Ci sono stati alcuni positivi, alcuni ragazzi positivi che ovviamente saranno messi in quarantena sotto controllo. Sindaco, un gran lavoro quello portato avanti in queste ultime ore dall'ASL di Pescara, dall'amministrazione comunale, anche dai volontari della protezione civile. C'è stata un'unione di forze affinché tutto questo potesse essere realizzato. Sì, questo è il momento di rimboccarsi le maniche, tutti quanti lo stiamo facendo nel migliore dei modi, sapendo che ci troviamo di fronte a un virus che sta mettendo in difficoltà il mondo e noi cerchiamo di adeguarci alle necessità che man mano emergono. Adesso stiamo trovando un altro centro vaccinale rispetto a quello che abbiamo aperto alla stazione di Porta Nuova e che fino alla settimana scorsa era in grado di soddisfare tutte le esigenze, ma da questa settimana con la diminuzione del tempo di validità della vaccinazione ha comportato presenze ulteriori non prenotate che in qualche modo si stanno assorbendo, ma è necessario aprire un nuovo centro vaccinale. Dalla settimana prossima saremo operativi con lo spazio che metteremo a disposizione della ASL. Il lavoro è tanto, lo stiamo facendo, c'è anche il centro vaccinale per i bambini da 5 a 12 anni che fa 100 vaccini al giorno, anche su quello dovremo aumentare, l'ho chiesto alla ASL che si sta organizzando con i medici, con i vaccini, perché è necessario dare una risposta a 360 gradi, a Pescara lo stiamo facendo sapendo che le difficoltà ci sono, ma cerchiamo di risolverle tutte. Prima di dare la linea allo studio al collega Jacopo Forcella, lei ha parlato proprio della notizia di poche fa dell'apertura di questo nuovo centro vaccinale a Pescara la prossima settimana, notizia di poche ore fa che c'è anche un'altra location che avete individuato, quella di Palazzo Fuxas a Pescara, oltre al palafiere di Via Tirino. Sì, noi abbiamo un rapporto diretto con il presidente Danelli che è sempre molto disponibile, con lui stiamo ragionando sul palafiere, non nell'area dove abbiamo avuto il centro vaccinale fino a settembre, ma al primo piano dell'edificio
del Palafiere. Ieri è emersa un'altra possibilità perché i proprietari della struttura Fuxas ci hanno detto che c'è una disponibilità di una parte del piano terra di quell'edificio. La ASL ha fatto il sopralluogo, un sopralluogo che è stato positivo, quindi tutte e due le strutture sono entrambe adeguate a soddisfare le esigenze della ASL. In queste ore definiremo la questione scegliendo per la nostra città il meglio possibile, tenuto conto dei costi, tenuto conto di tante variabili, ma soprattutto della adeguatezza della struttura che metteremo a disposizione alla ASL. L'ASL ieri mi diceva che nella mattinata aveva 350 prenotazioni al centro vaccini di Porta Nuova e è riuscita a fare 578 vaccini, cioè ha fatto i vaccini anche alle persone che non erano prenotate, che si sono messe in fila, e alla fine è stato dato un servizio ulteriore importante. Però adesso che apriremo il secondo centro vaccinale sicuramente daremo una spinta ulteriore forte ai vaccini della nostra città. È necessario farlo, io lo dico sempre, più persone si vaccinano e più il virus non aggredirà in maniera forte le persone che saranno eventualmente contagiate, e dobbiamo fare di necessità virtù. È il momento di impegnarci tutti quanti, sapendo che la partita la vinciamo tutti quanti insieme. Jacopo, a te la linea. Sì, solo una considerazione con il sindaco prima di liberarlo, ringraziandolo ovviamente per la disponibilità. Volevo chiedere, tornando proprio sullo screening e sull'impatto del Covid, della variante Omicron nella popolazione scolastica, visto, sindaco, che ci sono state delle polemiche nelle ultime ore, soprattutto al governatore della regione Campania De Luca, io volevo chiedere al primo cittadino di Pescara se è ottimista comunque per il ritorno sui banchi di dopodomani. Oggi è difficile fare delle valutazioni con il Covid che si trasforma costantemente e noi vediamo che le situazioni cambiano di giorno in giorno. Fino alla settimana scorsa avevamo pochissimi contagiati, da una settimana è esplosa la situazione in tutta Italia, nella nostra regione e anche nella nostra città. Quindi fare delle previsioni diventa veramente difficile. Sappiamo che viviamo alla giornata modificando il nostro percorso, come si modifica il virus, sapendo che oggi il virus è meno aggressivo dal punto di vista sanitario, ma è molto più contagioso, e quindi dobbiamo usare ancora di più le precauzioni che abbiamo usato fino a questo momento. Certo, la scuola rischia di essere un volano di contagi, quindi il faro acceso nella scuola c'è e ci deve essere. Io mi ricordo l'anno scorso a febbraio, quando è entrata la variante inglese a Pescara come prima città italiana, avevamo veramente una ecatombe di contagi a Pescara. Io ho chiuso anche le scuole d'infanzia, non l'aveva fatto nessuno in Italia, noi l'abbiamo fatta come città per primi. Ha funzionato, perché poi abbiamo avuto un crollo totale dei contagi a Pescara per tanti mesi. Io spero che non si debba fare la stessa cosa, perché questo vuol dire che in qualche modo abbiamo contenuto il contagio. Certo, è il rischio è presente, dobbiamo seguire giorno per giorno, sapendo che il governo sta facendo tutto quello che può fare, e noi siamo pronti a muoverci come ci siamo mossi oggi con i tamponi, lo faremo anche oggi pomeriggio, domani tutto il giorno, come ci siamo mossi con i vaccini. Siamo operativi al 100% in una condizione che ha messo in crisi tutto quanto il mondo. Grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci per questo collegamento in diretta dal liceo scientifico Galilei di Pescara. È tutto, linea a te, Jacopo. Grazie a voi, un caro saluto. Grazie a Paolo Renzetti, grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci. Oggi screening per gli studenti anche a Chieti, grande partecipazione, ma c'è chi auspicava un rientro posticipato. Comunque il sindaco comunica che i risultati dei test daranno il semaforo verde per la riapertura delle scuole lunedì. Stefano Recanati.
Prima giornata di screening a Chieti e subito grande affluenza. Tanti gli alunni accompagnati dai genitori e personale scolastico dei comprensivi istituti scolastici cittadini e non in fila per un ritorno in classe in sicurezza, anche se in tanti avrebbero preferito ritardare ancora un paio di settimane. Molto giusta prima della riapertura delle scuole. Penso che far rientrare questi ragazzi a scuola sia assurdo. Io sono un insegnante tra le altre cose, quindi sono in classe. E so che comunque mantenere le distanze con questa variante così contagiosa, insomma, è difficile. Penso proprio di sì, almeno un paio di settimane, il tempo di testare tutti quanti con calma, non in questo modo, perché insomma ci sono tante persone che arrivano e se ne vanno. E questi ragazzini poi rientreranno nelle classi senza neanche sapere se sono positivi o no. Lo staff medico comunicherà tempestivamente la positività rilevata dai tamponi, mentre la negatività arriverà in un secondo momento. In caso di positività, l'hub sospenderà le attività per 10 minuti per la sanificazione. Fa comunque appello al senso civico il sindaco Diego Ferrara, che in questo modo invita tutti a sottoporsi al tampone e a continuare la campagna vaccinale affinché la scuola regga e si svolga in presenza il più possibile. Nel primo pomeriggio farò insieme con il mio assessore Fabio Stella alla sanità, faremo un punto sulla situazione statisticamente, andando a rilevare il numero dei positivi e quindi il dubbio se si possa tornare a scuola lunedì è un dubbio lecito da porsi in questo momento. La difficoltà nel reperire tamponi appositi alla base della scelta di non sottoporre ai test i bambini delle scuole dell'infanzia, che non hanno trovato d'accordo il comparto conoscenza della CGIL. Per l'infanzia ci attrezzeremo a breve per fare uno screening tutto dedicato a loro. I tamponi salivari non siamo riusciti, la ASL non è riuscita a trovarla sul mercato. Tamponi agli studenti questa mattina anche a Montesilvano, al Pala di Martin, dove si è recato il vice sindaco Paolo Cilli, che ascoltiamo. Assessore, allora da oggi fino a domani screening per gli studenti di Montesilvano, qui alle nostre spalle all'interno del Pala di Martin. Lei è venuto a fare un sopralluogo, insomma sta filando tutto per il verso giusto. Ma per fortuna sì, abbiamo scelto di fare come abbiamo fatto in precedenza le prenotazioni, con le prenotazioni ogni 15 minuti riusciamo a gestire bene la situazione, tant'è che non c'è fila nonostante abbiamo fatto già un bel numero di tamponi. Auspicio, insomma, ne parlavamo anche con il sindaco De Martinis nei giorni scorsi, che insomma ci sia una larga fetta di ragazzi che decidano con i genitori ovviamente di sottoporsi a questi controlli. Beh, in effetti al momento abbiamo avuto prenotazioni per circa il 60% della popolazione studentesca di Montesilvano, parliamo di scuole materne solo dai 5 anni in su, elementari, medie e superiori. Nonostante questo, diciamo che siamo abbastanza contenti, considerando che molti già avevano scelto di farlo per autonomamente, quindi tramite le farmacie. Lunedì riapriranno le scuole, assessore, insomma, qual è la situazione? C'è un po' di timore, voi come amministrazione comunale insomma, avete accolto favorevolmente la decisione del governo di riaprire le scuole, oppure secondo voi, diciamo, era ipotizzabile far slittare di qualche giorno la riapertura? Ma io penso che comunque abbiamo avuto i ragazzi che sono stati 15 giorni a casa, quindi abbiamo già avuto un periodo di allontanamento. Speriamo che le cose vadano bene, io immagino e penso che anche questo screening che la Regione Abruzzo ha voluto porterà a un risultato, da questo risultato poi potranno aversi una consapevolezza diversa e quindi si potranno fare delle valutazioni. È chiaro è che come ha detto ieri il Ministro Bianchi, la scuola è in presenza, è assolutamente importante. Questo non vuol dire che noi non siamo preoccupati, perché siamo assolutamente preoccupati, perché il numero dei casi purtroppo anche in età adolescenziale è aumentato, tant'è che stamattina abbiamo avuto già qualche positivo e tutti i positivi che abbiamo avuto più o meno sono quasi tutti i ragazzi delle scuole superiori.
E torniamo a Chieti, che è uno dei centri maggiormente colpito da questa ondata della variante Omicron. Dal mese di novembre sono più di 1.500 i casi di positività riscontrati. Per questo l'amministrazione comunale, in testa l'assessore con delega alla sanità Fabio Stella, stanno costantemente monitorando la situazione. Con l'assessore con la delega alla sanità al comune di Chieti facciamo un po' il punto della situazione proprio della pandemia sul territorio cittadino. Chieti, che è stata colpita duramente soprattutto nel mese di dicembre scorso. Sì, è un trend in crescita, passiamo da 160 contagiati nel mese di novembre a più di 500 a dicembre, e a gennaio già abbiamo superato i 500, è un trend di centinaia al giorno, per cui bisogna valutare anche la situazione in base anche a quelli che sono i dati. Quello che ci preoccupa è che questo trend continua a crescere. Fino a quando gli ospedali ce la faranno a mantenere comunque il numero di ricoverati, va bene. Comunque esortiamo i cittadini a mantenere le distanze e ad avere quei comportamenti che possano portare più sicurezza per il cittadino. Sicurezza che inizia già in queste giornate, testando quelle che sono le positività o le negatività dei bambini che rientreranno, dei ragazzi che rientreranno a scuola il 10, ma poi avete anche la possibilità di fare altri tipi di test, di screening anche sulla popolazione per capire un po' l'andamento. Per adesso facciamo questo screening per le scuole perché sono dei luoghi in cui i ragazzi possono contagiarsi e quindi cerchiamo di farli rientrare in sicurezza, perché sappiamo benissimo che le aule di scuola e gli autobus sono dei luoghi in cui è facile contagiarsi, e quindi partiamo da questo screening di massa, valuteremo i dati domani sera. Cambiamo argomento adesso, torniamo a Pescara perché sull'inquietante episodio accaduto l'altra notte a Rancitelli, dove ignoti hanno esploso dei colpi di pistola contro un'auto in transito, torna a parlare di episodio grave e preoccupante il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che torna ad accendere un faro sulle problematiche del quartiere. Allora, la grande farsa dell'abbattimento del ferro di cavallo, la storia, come ho detto, mi darà ragione. Stanno spendendo milioni e milioni di euro per abbattere il ferro di cavallo, hanno effettuato una serie di sfratti, quindi delinquenti, criminali, pregiudicati, si sono già spostati in via Lago di Capestrano, dove ci sono case vuote, e ho registrato negli ultimi giorni 7 occupazioni abusive, quindi si tolgono dal ferro di cavallo, vanno a 100 metri e si posizionano nelle case vuote. Ricordiamo che in questo momento ci sono 100 abitazioni popolari vuote, non assegnate nella città di Pescara, pronti per essere occupati. Quindi cosa avrebbero dovuto fare? Invece di spendere un milione di euro per abbattere un patrimonio pubblico, il patrimonio pubblico si ristruttura, i delinquenti criminali si cacciano dalle case popolari, contestualmente si inseriscono i cittadini onesti che sono in graduatoria, e quindi vai davvero a ripulire una zona, non facendo una farsa e facendo credere ai cittadini che qui la situazione si sta risolvendo con l'abbattimento del ferro di cavallo. Non a caso due giorni fa, giovedì, c'è stata l'ennesima sparatoria, hanno sparato colpi di pistola contro una macchina. Tra l'altro io mi trovavo in via Lago di Borgiano, vengo sempre anche i giorni di festa a effettuare un sopralluogo vicino ai palazzi che dovrebbero abbattere e che non hanno abbattuto. Quindi la situazione qui è pericolosissima, è un fazzoletto di terra, come lo chiamo io, maledetto, pieno di criminali, di pregiudicati, dove comunque si delinque alla luce del sole, c'è spaccio di droga a tutte le ore, i cittadini onesti hanno paura, mi chiamano, ci chiamano, non ce la fanno più a convivere con questa delinquenza. La ricetta, io l'ho detto da tempo, purtroppo non mi vogliono ascoltare: se si facessero davvero gli sfratti col contestuale assegnazione dei cittadini onesti, è sicuramente una supervisione da parte degli organi deputati alla sicurezza e all'ordine pubblico, il problema si potrebbe contenere, non risolvere ma contenere. Purtroppo stiamo ancora a denunciare queste situazioni. Io ho detto l'altro ieri, non sottovalutiamo queste cose, io ho il dovere di raccontarle e di accendere un faro, perché tra quell'arma e quei proiettili ci poteva stare un figlio della nostra terra. Qui ci sono tante cittadini onesti, significa che un figlio della nostra terra poteva cadere a terra, magari sbattuto a terra, poteva interrompersi tutti i sogni della sua vita. Ecco, attenzione, non sottovalutiamo, non abbassiamo l'attenzione, dove ogni tanto si spara, ogni tanto qualcuno ha una pistola, la caccia e spara. In questo quartiere questo si fa, non si può abbassare l'attenzione, perché se si abbassa, questo è il mio dovere istituzionale, se si abbassa l'attenzione vuol dire che noi poi il problema non solo non lo risolveremo, ma faremo credere che qui la situazione è tranquilla. La situazione non è tranquilla.
Cronaca, la scorsa notte la squadra volante ha arrestato per furto aggravato un uomo di San Severo in provincia di Foggia con numerosi precedenti di polizia che dopo essersi introdotto all'interno di un centro sportivo di Montesilvano ha portato via un furgone bianco allontanandosi alla guida dello stesso. Il proprietario che si trovava all'interno della struttura avvedendosi del furto si è lanciato all'inseguimento del reo con la propria vettura comunicando telefonicamente alla centrale operativa i suoi spostamenti. Durante la fuga il pregiudicato ha tentato di urtare più volte il proprietario del mezzo affinché lo stesso potesse desistere dal suo pedinamento. In via Settembrini il furgone ha terminato la sua corsa impattando contro due auto parcheggiate. Nonostante il violento urto, il malvivente è riuscito a fuggire a piedi e grazie alle indicazioni e alle descrizioni della vittima del furto, gli agenti della squadra volante lo hanno rintracciato poco distante dall'incidente traendolo in arresto e questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida. Anche le piccole e medie imprese sono in sofferenza, molte hanno dovuto chiudere per effetto sia della pandemia che del rallentamento dell'economia o per mancanza di commesse. Per questo servono politiche di aiuto specifiche che la Regione e gli enti devono mettere in campo, oltre ai bandi mirati alla resilienza e al mantenimento dell'occupazione. Serenia Secondi. A risentire in particolare della crisi ordinaria e poi della crisi che si è sviluppata in seguito alla pandemia sono in particolare le piccole e medie imprese. Un campanello d'allarme che desta preoccupazione. Assolutamente desta preoccupazione perché chiaramente al di là delle multinazionali poi il tessuto produttivo vero della regione è rappresentato dalle piccole e medie imprese e dalle imprese artigiane. Grossi campanelli d'allarme ci sono stati già, molte imprese non ce l'hanno fatta perché chiaramente hanno avuto difficoltà, molti lavoratori hanno perso quindi l'occupazione. C'è bisogno di intervenire, c'è bisogno di avere un'attenzione particolare rispetto agli artigiani e alle piccole e medie imprese, c'è bisogno che la stessa regione e a livello anche nazionale si abbia più attenzione quando si mettono in campo politiche anche innovative, cosa che bisognerà fare perché se non si riparte dalle piccole e medie imprese che sono, come abbiamo detto, proprio l'ossatura portante dei territori, anche delle aree interne, dei piccoli centri, rischiamo l'ulteriore isolamento di molti comuni, di molte realtà che vivono già a fatica. Da parte vostra cosa chiedete in particolare? Una maggiore interlocuzione, ma non solo? Maggiore interlocuzione ma soprattutto un'attenzione, quando diciamo attenzione anche bandi specifici, cosa che in parte ci sono ma in parte bisognerà costruirli, un'attenzione particolare perché è giusto dare una mano alle grandi aziende ma è altrettanto giusto dare un occhio di riguardo a queste piccole aziende che come dicevo rappresentano per davvero l'ossatura del territorio. Sport e calcio di Serie C, poco più di un mese, una serie di impegni ravvicinati dovranno consentire di capire meglio qual è il campionato che attende Pescara e Teramo, chiamate a scontri diretti da non fallire. I 9 impegni in 36 giorni saranno il più ampio banco di prova per Pescara e Teramo alla ripresa di un campionato che come tutto il calcio italiano stenta a frenare l'ondata della variante Omicron nel paese. I rinvii degli impegni di domenica e di domenica prossima, seconda e terza di ritorno, faranno slittare le giornate di qualche settimana rendendo assolutamente congestionato il mese di febbraio che vedrà due sole settimane tipo, quella tra sabato 22 e domenica 30 gennaio e quella tra domenica 6 e domenica 13 febbraio. Il resto saranno recuperi e scadenze già prefissate, come quello del turno infrasettimanale ad esempio, programmato mercoledì e giovedì 16-17 febbraio, quando l'ottava di ritorno vedrà lo scontro diretto tra Teramo e Pistoiese nella serata del 16 e il posticipo dell'Adriatico Cornacchia di 24 ore dopo allo stesso orario. La bolla, così l'ha definita ieri il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che dovrebbe attenuare i contagi tra giocatori delle squadre di Lega Pro insieme alla terza dose di vaccinazione obbligatoria per gli stessi, argomento di cui si parlerà nel Consiglio federale del prossimo 21 gennaio, dovrebbero poter dare una sterzata ad un torneo che chiaramente ha slot liberi per i recuperi, ma non troppi, anche considerando la sequenza pazzesca di impegni ravvicinati che potrebbero favorire infortuni legati all'ipersollecitazione. In casa Pescara, ieri ufficializzato l'arrivo dal Bari di Carlo De Risio, sarà peraltro il momento cruciale della stagione, con gli scontri diretti che dovranno dire se il Delfino può rientrare in un
un discorso di vertice, non primo posto, ma per le posizioni d'onore alle spalle di chi andrà in Serie B direttamente. Alla ripartenza ci sarà l'Aquila Montevarchi tra le mura amiche, i primi quattro impegni, almeno sulla carta, ci sono anche Viterbese, recupero con la Carrarese e Gubbio, sono abbordabili, ma da lunedì 17 febbraio la trasferta di Reggio Emilia, posticipo delle ore 21, apre un ciclo terribile che vedrà il giovedì, tre giorni dopo, la sfida in casa contro la Virtus Entella, altro posticipo delle 21, la doppia trasferta in terra marchigiana, Fermana prima e Vispesaro subito dopo, e il gran finale in casa del Modena domenica 27 febbraio. È chiaro che mettere insieme buoni risultati consentirebbe all'11 di Gaetano Auteri di dare continuità ad una discreta chiusura di 2021 e soprattutto accorciare su chi è davanti. Tra mercato che non è ancora entrato nel vivo e una situazione societaria ancora da definire, il Teramo ha scampato il ritorno terribile in campo con Siena e Modena, che avrebbe messo in grosse ambasce il diavolo. Il rientro sarà con la Vispesaro, ma i biancorossi avranno tre trasferte consecutive. Dopo il Benelli c'è Imola e il recupero a Siena del 2 febbraio. Le sfide con Lucchese in casa, Viterbese fuori e Pistoiese ancora al Bonolis sono tre veri scontri diretti da non fallire, così come l'ultimo del 27 febbraio tra le mura amiche col Grosseto. In mezzo la gara di Gubbio per nulla agevole e il recupero col Modena ad altissimo coefficiente di difficoltà. Guidi spera di ripartire con un organico più strutturato e corretto di questo, ma a marzo Pescara e Teramo avranno un'idea più precisa del destino che li attende. Questo era il nostro ultimo servizio, i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Il TG6 torna alle ore 19, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.